Questo video è la sintesi degli ultimi due video, cioè lo svolgimento del quesito del MIUR. Lo svolgimento è essenzialmente diviso in tre parti concettuali. La prima serve a spiegare intuitivamente perché si genera una corrente che scorre in questo circuito e in particolare una corrente di spostamento all'interno del condensatore. La seconda e la terza parte concettuale servono a calcolare la corrente di spostamento, che si può calcolare o per via diretta utilizzando la formula con la derivata del flusso elettrico, oppure utilizzando il calcolo della corrente elettrica che scorre nei fili del circuito. Alla fine si ottiene ovviamente lo stesso risultato, la stessa intensità di corrente, dopodiché basta sostituire i valori numerici per trovare il risultato, cioè l'intensità della corrente di spostamento all'istante t uguale a 0. Cominciamo dalla prima parte, perché si genera la corrente di spostamento. Il condensatore si allarga, la sua capacità elettrica diminuisce. Infatti la capacità elettrica di un condensatore piano è data da questa formula. Dentro c'è l'aria, quindi la costante dielettrica relativa dell'aria vale praticamente 1, è come se ci fosse il vuoto. Un condensatore che ha una distanza maggiore tra le lastre ha una minore capacità. Il condensatore è come un bicchiere che si stringe. E la quantità di carica sulle sue armature, in particolare su quella positiva, è pari, nell'analogia, alla quantità d'acqua che sta dentro il recipiente. Il livello raggiunto dall'acqua, invece, è la differenza di potenziale tra le armature. Questa differenza di potenziale rimane sempre costante a 1000 volt. Questo vuol dire che il bicchiere si stringe, ma il livello dell'acqua deve rimanere lo stesso. Allora è necessario, per non far alzare il livello dell'acqua, che un po' d'acqua defluisca. Ecco perché un po' di carica elettrica lascia l'armatura positiva del condensatore e dà origine a una corrente elettrica che scorre nel circuito in senso orario. Utilizzando le formule, la capacità elettrica dei condensatori è data dalla carica sulle armature diviso la differenza di potenziale tra le armature, quindi la carica elettrica diminuisce nel tempo perché diminuisce la capacità del condensatore. Dunque, se c'è una corrente elettrica che scorre nel circuito nei fili, deve esserci per forza una uguale intensità di corrente elettrica che scorre anche tra le armature, perché la corrente elettrica non si interrompe mai, cambia soltanto natura. Quindi passa da essere una corrente di particelle e diventa invece una corrente di spostamento. E qui inizia la parte concettuale successiva. La corrente di particelle e la corrente di spostamento hanno la stessa intensità. È più facile calcolare il valore della corrente di particelle. Questa corrente vale Q punto, perché questa corrente rappresenta quanta carica diminuisce ogni secondo sulle armature del condensatore. Se per esempio questa corrente è di 2,2 nanoampere, vuol dire che ogni secondo 2,2 nanocoulomb abbandonano questa armatura. Quindi la corrente elettrica è la rapidità con cui diminuisce nel tempo la carica sulle armature del condensatore. Ecco perché è Q punto. È la rapidità di diminuzione della carica sul condensatore. Quindi per calcolare la corrente calcolo la derivata di Q. Ma la carica sulle armature del condensatore era data da questa formula, quindi devo derivare C per delta V. Abbiamo detto che delta V non cambia, ma rimane costante a 1000 volt, quindi devo derivare soltanto la capacità elettrica, C punto delta V. La capacità elettrica era data da questa formula, quando la vado a derivare, l'unica quantità variabile è la distanza tra le armature. Quindi la derivata della capacità elettrica è ε0A e poi devo derivare 1 su D. ε0A, poi la derivata di 1 su D è meno D punto diviso D alla seconda, derivata di funzione composta. Il segno meno sta a indicare una corrente elettrica che gira in senso orario, il verso per convenzione negativo. Dunque questa è l'espressione finale della corrente elettrica. Vediamo ora come alla stessa espressione si arriva calcolando la corrente di spostamento. Questa è la formula della corrente di spostamento che è data essenzialmente dalla rapidità con cui varia il flusso elettrico attraverso una superficie S che è più larga delle armature del condensatore. All'interno del condensatore c'è un flusso elettrico perché il campo elettrico va dalla lastra positiva a quella negativa.
però questo campo elettrico sta diminuendo perché il condensatore si sta progressivamente scaricando, diminuisce la carica sulle sue armature. Quindi un campo elettrico in diminuzione ci darà un flusso elettrico in diminuzione attraverso questa superficie S. Per esempio è la superficie di un cerchio. Un flusso elettrico attraverso questo cerchio che diminuisce, flusso elettrico che diminuisce, corrisponde a una corrente di spostamento verso il basso. È importante che la superficie sia più grande delle armature del condensatore, che ho chiamato A, perché deve abbracciare tutta la corrente di spostamento. Se io prendessi una superficie minore di A, considererei soltanto una parte, una frazione della corrente di spostamento. Dunque, per calcolare questa corrente di spostamento, devo calcolare la derivata del flusso elettrico attraverso questa superficie circolare S. Prima calcolo il flusso elettrico E per S, ma il campo elettrico attraversa tutta la superficie S, ma in pratica attraversa soltanto una superficie pari ad A, in quanto il campo elettrico è tutto circoscritto ad attraversare una superficie quadrata, identica a quelle la superficie delle armature. Quindi il flusso elettrico è E per A, ma il campo elettrico è dato da delta V su D, la differenza di potenziale diviso la distanza tra le armature. Derivo questo flusso elettrico per poi sostituirlo qua. L'unico fattore variabile è D, quindi la derivata è delta V per A e poi derivata di funzione composta meno D punto su D alla seconda. Vado quindi a sostituire questa espressione qua dentro e ottengo la corrente di spostamento, questa espressione finale, che è identica a quella trovata prima per la corrente che scorre nei fili. In questa formula ci sono tutti i fattori costanti tranne D. Infatti la differenza di potenziale è 1000 volt fissa, l'area delle lastre è 25 cm quadrati fissa e anche la velocità di punto con cui si allontanano le due lastre è costante. L'unica quantità variabile è la distanza fra le armature che diventa sempre più grande. Siccome la domanda del problema era di calcolare la corrente di spostamento all'istante 0, questa invece vale a un istante t qualsiasi quando la distanza tra le armature vale d in funzione di t. Allora, per calcolare questa corrente di spostamento all'istante 0 basta sostituire nella formula la distanza iniziale tra le armature, che era di 1 mm. E dopo aver eseguito i calcoli si trova che questa corrente di spostamento è intensa a 2,2 nanoampere.